Shang Tsung consumò voracemente l'anima di Shao Kahn, assorbendone l'immenso potere. Sopraffatto dal nuovo potere acquisito, fuggì nel regno esterno. Poco prima di suicidarsi, Shang Tsung ricevette la visita di Bo Raichou. Il mentore dei guerrieri gli propose di insegnargli a controllare la magia oscura per un fine specifico. Liu Kang era divenuto un dio e il potere l'aveva corrotto, trasformandolo in un despota. Qualcuno doveva fermarlo. Dopo strenui allenamenti, Shang Tsung padroneggiò l'unica tecnica in grado di annientare Liu Kang. Aveva la vendetta in pugno.